Cari amici dal piovoso Friuli, un saluto a tutti voi e benvenuti all'analisi della partita. Il rumore della pioggia fa da sottofondo a questa nostra giornata, una giornata, ho notato, insomma, agrodolce per quel che riguarda i pareri. Qualcuno è soddisfatto della prestazione, ovviamente nessuno è soddisfatto del risultato, qualcuno è soddisfatto della prestazione, qualcuno invece ritiene che si sia ancora lontani da certi livelli, qualcuno ritiene che si siano i soliti problemi, insomma diversi pareri, in un dibattito però molto interessante. Secondo me queste sono le partite che ci danno la possibilità di entrare un po' più in profondità rispetto a quello che è, rispetto a quella che è l'analisi sul Milan, ed è l'analisi che faremo di questa gara, di questo Bayer Leverkusen Milan. Stando, diciamo, alla fredda cronaca, dobbiamo essere onesti e dire che nel primo tempo il Bayer Leverkusen ha avuto diverse occasioni per fare gol, ne ha avute diverse anche nel secondo tempo. Noi nel secondo tempo abbiamo reagito, non so se abbiamo fatto una partita bellissima, se è vero che Fonseca ha detto così. Quello che so è che abbiamo comunque dato, se non altro, un segnale di presenza all'interno della partita e la volontà di risistemarla, la volontà di recuperare il punteggio, perché sapevamo che, insomma, c'era la necessità di fare punti, perché al di là del fatto che abbiamo giocato con Liverpool e con il Bayer di Leverkusen, siamo il Milan e dobbiamo provare a fare dei punti per raggiungere il traguardo di passare il turno, no? Quindi la prossima partita sarà ovviamente una partita molto importante con il Bruges in casa. Questa è la sintesi estrema. Poi ci sono i dettagli figli di quella che può essere la preparazione della partita da parte del mister. In diretta oggi mi sono domandato e ho domandato a voi, e ve lo chiedo anche adesso, così magari se vi fa piacere lo scrivete nei commenti, quanto c'è stato di preparazione della partita fatta in un certo modo e quanto invece abbiamo subito, diciamo, la maggiore organizzazione, il fatto che giocavano in casa, il maggiore essere consolidati da parte del Leverkusen. Secondo me un po' e un po', nel senso, noi abbiamo fatto bene diverse cose in fase difensiva, in fase di non possesso, e abbiamo anche subito quello che è un palleggio molto organizzato, tecnico, ben fatto da parte dei nostri avversari. E allora ci sono secondo me, due situazioni che dobbiamo andare ad analizzare in questa gara: la parte di costruzione e la parte di difesa, ovvero la parte meno buona e la parte più buona. Considerando che in questo momento Fonseca è alla disperata ricerca di un equilibrio, possiamo dire che uscire da una partita del genere, con le considerazioni che faremo sulla fase difensiva, può darci un pensiero positivo per il futuro. Stiamo lavorando nella direzione giusta. Quello che manca, che è la prima parte di questa mia analisi, quello che manca è da domandare e da domandarci se potrà essere raggiunta, cioè se arriveremo a ottenere quel tipo di gioco che il mister vuole, con i giocatori che abbiamo, con il modo di giocare che abbiamo. E allora, innanzitutto è necessario anche mettere una premessa davanti a tutto questo discorso. Non è certo da oggi, anzi da ieri, che il Milan dimostra, diciamo, di non essere all'altezza dei grandi palcoscenici della Champions League. Questo è un fatto ovviamente storico, nel senso che noi si era una squadra che si andava a dominare dappertutto, che è stata smantellata, e la ricostruzione è sempre difficile. Dalle macerie è difficile ricostruire, si può fare, ci vuole tempo, pazienza, bravura, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, l'anno scorso queste prime partite hanno dimostrato come avversari o più forti come Liverpool o più organizzati e che giocano un gran bel calcio come il Bayer di Leverkusen ci mettono in difficoltà, e noi dimostriamo di essere una squadra che può anche ottenere risultato, ma che all'interno della partita non dà la sensazione, ecco, di essere a quel livello. Non fraintendetemi, non sto dicendo che il Bayer Leverkusen è nettamente più forte del Milan, sto dicendo che la Champions League è un ecosistema, tanto per usare le parole di Cardinale, molto particolare, dove ci vogliono tante cose per starci dentro a un certo livello. Questo è il mio discorso, questo è il mio discorso. Quindi questa è la premessa fondamentale. Fatta la premessa, veniamo al discorso della costruzione. Abbiamo notato ieri in maniera chiara ed evidente come ci siano ancora dei problemi, o non si sia ancora raggiunto un livello tale di allenamento, tattica, movimenti e schemi per costruire il gioco.
Noi abbiamo fatto fatica in fase di possesso con la prima costruzione. Se andate a rivedere nel primo tempo tutte le volte che il Milan ha avuto palla e aveva spazio per giocare, quindi col Bayer che si ritraeva, noi arrivavamo con i nostri difensori quasi sulle linee di centrocampo e tutto il resto della squadra schiacciato sul Bayer di Leverkusen. Pochi movimenti senza palla, pochi centrocampisti a venire incontro, escluso ovviamente Fofana che ha anche il compito di prima impostazione, soprattutto quando i due difensori si allargano, Maignan l'appoggia a lui per avere i due terzini molto alti, ma anche questa soluzione è una soluzione che richiederebbe qualcuno col lancio lungo, noi il lancio lungo ce l'abbiamo solo dal portiere, e infatti questa è un'altra situazione che ieri si è verificata molto, uno dei piani gara di Fonseca era proprio quel lancio lungo per cercare di superare queste difficoltà nella prima fase di costruzione. Il problema è che i lanci lunghi ieri di Mike non sono stati molto efficaci, solamente 4 su 12, un terzo sono andati a buon fine, ma sono andati a buon fine senza costruire un grande pericolo. Perché? Perché dopo aver tentato diverse volte di andare su Abraham, che è la soluzione naturale, ovvero lancio il portiere per il centravanti che di testa fa la sponda per i suoi compagni che si inseriscono, siamo andati su Leao. Il problema è che Leao di testa ne ha vinto 1 su 7, ok? Oltre a questo c'era il fatto che ogni qualvolta che si lanciava con Mike, Abraham cercava di andare a prendere il pallone o Leao cercava di andare a prendere il pallone e non c'era nessuno, perché noi stavamo bassi, perché noi stavamo a difendere. Quindi il discorso della fase di costruzione è un discorso che va approfondito e seguito, perché l'abbiamo notato anche in diversi momenti della partita con Lecce prima di sbloccarlo, la difficoltà nel muoversi senza palla. In questo senso Reinders faceva la seconda punta e ha cominciato a entrare in partita, quando si è abbassato è venuto a prendere i palloni. Secondo me Reinders non deve stare in quella zona di campo, ecco, non deve stare in quella zona di campo. Addirittura abbiamo assistito a un Pulisic che è venuto in mediana a prendersi il pallone, è successo almeno 2 volte nel primo tempo. Questo ci riporta a un'altra considerazione che magari approfondiremo in un altro video, legata al fatto che secondo me Christian Pulisic deve fare il trequartista. Fonseca era partito con questa idea, adesso l'ha accantonata perché Chukwueze non gli piace, perché non c'è nessun altro che può giocare da quella parte, ma Pulisic secondo me è il giocatore ideale per fare da raccordo tra l'inizio dell'azione e l'azione offensiva. È l'unico giocatore che ci può dare quel quid anche per la sua intelligenza nel posizionarsi al posto giusto. Su questo dovremmo ragionare. Un altro tema su quale dovremmo ragionare è il fatto che con il centrocampo che abbiamo noi, con l'assortimento di giocatori che abbiamo noi, è necessario trovare i movimenti giusti e le distanze giuste. È necessario farlo in fase di possesso, perché in fase di non possesso è più facile. Il 4-4-2 di Fonseca, ragionando intorno più o meno a quelle posizioni lì, come ci siamo già detti, è il sistema più facile da prendere, perché le posizioni sono più facili da mantenere, le distanze sono più facili da mantenere. Ma al di fuori della fase di non possesso c'è la fase di costruzione, nella quale tu devi fare altrettanto movimento e mantenere altrettanto le distanze. Lì siamo ben lontani, purtroppo, ancora dall'avere una soluzione, dal trovare una soluzione. Tenete presente un'altra cosa: nel primo tempo noi abbiamo fatto molta fatica a risalire il campo, abbiamo fatto molta fatica, anche tentando il contropiede, abbiamo avuto una palla con Pulisic che è stato il primo tiro in porta, ben messo da Fofana che ha battuto veloce un calcio di punizione, e poi abbiamo avuto quell'occasione all'inizio proprio della partita con Reinders che ha controllato male. Nel primo tempo solo 55 passaggi nella metà campo del Bayer Leverkusen, nel secondo tempo sono diventati 4 volte tanto, ovvero 206, questo anche per testimoniare il cambiamento di rotta della partita. Fa bene Fonseca a insistere e dire che quella parte del secondo tempo che abbiamo giocato nella metà campo loro è stata la miglior partita del Milan sotto la sua gestione? Guardandola dalla torre del principio, sì. È giusto che Fonseca vada per la sua strada e cerchi di portare le sue idee, ma devono essere idee chiare. Fonseca deve avere in mente il tipo di calcio che vuole fare, perché noi nel primo tempo abbiamo fatto una cosa e nel secondo tempo abbiamo fatto un'altra. Si dirà, ci sono gli avversari, perfetto, allora non dobbiamo parlare di un Milan che deve dominare le partite, parliamo di un Milan che deve giocare in base alle caratteristiche dei propri giocatori, cercando di metterli al meglio in campo, alternando fasi di possesso a fasi di
sofferenza nel caso in cui si affrontino avversari o più forti tecnicamente o più organizzati tatticamente. Dobbiamo uscire un po' da questa cosa, perché secondo me Fonseca, che ha trovato nel derby la chiave giusta per affrontare quella partita, poi non ha bene chiaro in testa se vuole continuare su quella strada per dare certezza alla rosa e ai ragazzi e quindi provare a non prendere gol, provare a preparare partite importanti in un certo modo, oppure se vuole ripartire con un sistema di gioco che va ancora molto rodato. Perché mancano proprio, secondo me, dei fondamentali, cioè manca il movimento senza palla, lo smarcarsi, il guizzo, la giocata anche un po' rischiosa. Queste cose mancano. Se non troviamo la quadra in questo senso, sempre che la quadra si possa trovare con i giocatori che abbiamo in rosa, credo che Fonseca dovrà abbandonare un po' questa idea e rivolgersi a una squadra più posizionale ancora, più difensiva, che vive, diciamo, pensando a costruire dei contropiedi piuttosto che gestire la palla. Però questo è un discorso molto delicato, perché l'80% delle partite in Serie A sono come quella con Lecce, quindi in un modo o nell'altro bisogna uscire da questa cosa per il nostro bene. Poi c'è il discorso della difesa. Allora, difensivamente secondo me abbiamo fatto una buona partita. Era impensabile che non si concedesse qualcosa alla squadra che tira di più in Bundesliga, quindi è chiaro che c'era in conto da mettere un tot numero di occasioni, c'erano da mettere in conto un tot numero di occasioni per i nostri avversari. Sono state occasioni sventate da Mike, sono state occasioni create dalla bravura del loro attacco, più che, secondo me, dalla scarsa bravura della nostra fase difensiva. L'azione, ci sono state nel secondo tempo, oltre all'azione del gol, anche un'azione dove il Leverkusen è andato al tiro con uno scambio velocissimo, con una palla brutta persa da Teo in uscita, però lì sono situazioni dove loro con due passaggi in una frazione di secondo ti arrivano in porta. C'è anche la bravura dell'avversario, questo bisogna metterlo in conto. Fonseca ha preparato una difesa centrale molto robusta e sugli esterni ha chiesto molto aiuto a Pulisic e a Leao per aiutare Teo ed Emerson, anzi Emerson e Teo. La cosa è andata con un po' più di difficoltà sugli esterni, meglio centralmente, anche se dobbiamo tenere presente che i nostri due centrali, Gabbia sicuramente da un punto di vista di concentrazione ci sta, Tomori meno. Ieri, quando Boniface ha creato qualche fastidio centralmente, è accaduto perché i due centrali si sono un pelino allargati, cioè Tomori si è fatto portare via da qualche idea malsana. Quindi io, per provare a capire se la direzione del Milan è quella della difesa prima del dominio, non posso, diciamo, non posso non pensare che Fonseca proverà la coppia Gabbia-Pavlovic. È chiaro che è difficile con Tomori, che ha delle caratteristiche di velocità e di scivolamento sugli esterni che Gabbia e Pavlovic non hanno, è difficile pensare di rinunciare all'unico giocatore in rosa che ha queste caratteristiche, però è necessario che noi si mantenga la posizione e la concentrazione in fase difensiva, soprattutto nelle gare dove decidiamo di difendere centralmente con quel tipo di blocco. Sugli esterni è chiaro, a destra Teo ha tenuto un po' meglio Frimpong, a sinistra Emerson e Pulisic hanno fatto difficoltà, anche perché c'erano Wirtz, c'era Grimaldo, c'era tutta quella costruzione di catene laterali che Leverkusen fa con il centrocampista di riferimento che si sposta e va sull'esterno, Wirtz che si muove da quel lato, arriva Grimaldo, ma arriva in sovrapposizione anche Incapié, che è uno dei tre centrali e va sulla fascia per mettere il cross. Sono situazioni molto difficili da leggere, soprattutto per chi come Pulisic è un attaccante e per chi come Emerson non è un grande giocatore, ce lo dobbiamo dire, non è un grande giocatore in fase difensiva. Pertanto, ecco, sugli esterni abbiamo deciso di concedere, ma era inevitabile, perché è una squadra che fa cambi di gioco come li fa Leverkusen, è una squadra che centralmente con le giocate veloci poteva farti male e da qualche parte li devi lasciare qualche spazio, e questo per forza, cioè è fisica più che calcio, quindi li devi lasciare qualche cosa li abbiamo lasciato sugli esterni. Non è andata benissimo, non è andata malissimo. Sintesi, c'è molto lavoro da fare, non abbiamo ancora una nostra identità. Va trovata, si può trovare lungo il percorso, si può trovare. Dobbiamo cercare di rimettere a posto
di non aver perso certezze ieri, ma io non credo che si siano perse certezze ieri. Ieri si è persa una partita difficile di Champions League, cioè anche questo bisogna metterlo in conto, si è persa una partita difficile di Champions League. Questo non vuol dire che si debba accettare tutto quello che succede, questo non vuol dire che non si debbano evidenziare i limiti della nostra rosa, ma siccome ci sono anche dei valori, sono valori importanti, questi vanno sfruttati. Dobbiamo essere in grado, e Fonseca dovrà essere in grado, di capire bene qual è la soluzione migliore per sfruttare le qualità dei nostri giocatori e poi costruire una manovra offensiva rapida, veloce, con movimenti senza palla che vadano a memoria dei nostri ragazzi, perché sennò c'è il rischio che o trovi sempre il momento di furore e fai tre gol come con Lecce, oppure rischi davvero che possa essere difficile riuscire a coniugare il fatto di non prendere gol col fatto di fare gol. Questo è il grande punto interrogativo. Mie opinioni, naturalmente, sulla partita di ieri. Aspetto le vostre nei commenti. Grazie.